Ciao, sono Enzo Provenzano, attore mimo e regista teatrale. Sono nato a Tunisi nel 1954, sono alto 1,73, parlo francese, inglese su copione, dialetti siciliano, romano, veneto. Mi sono diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico nel 1976, poi ho lavorato 3 anni al Teatro Argentina di Roma, con la direzione artistica di Luigi Squarzina. Dopodiché mi sono trasferito a Prato per 3 anni e con i registi Mario Rillini e Leo Toccafondi ho partecipato come attore, anche protagonista, in diversi spettacoli con la produzione del Teatro Metastasio. Poi mi sono trasferito a Latina dove ho fondato il Teatro Le Tracce e da allora risiedo tuttora a Latina. Da allora produco spettacoli per ragazzi e adulti. A Latina, sempre come attore, ho fatto anche dei spettacoli con altre regie, tra i quali Clemente Pernarella, e con lui abbiamo fatto un Salgari e Letture dal Canale, tratto dal premio Strega Canale Mussolini di Antonio Pennacchi. Di fiction ho fatti diversi, tra cui RIS 3, Un posto al sole, La squadra, La nuova squadra, Un medico in famiglia, Orgoglio, Incantesimi 7 e Gli amori della mia vita. Come film, ne vorrei citare alcuni. Ho fatto 3 metri sopra il cielo di Luca Lucini, sempre con lui, Oggi sposi. Piccole parti ma intense, comiche queste. Con Sergio Rubini, Colpo d'occhio, lì interpretò la parte di un mercante d'arte. Poi Fathers, Biscuitieri, lì interpretavo un ispettore corrotto. L'ultimo Crodino di Umberto Spinazzola, dove interpretò la parte di un agente segreto. La terra e il vento di Sebastian Maurucci e poi l'ultimo dove interpretavo la parte di un carrozziere coatto, un romanaccio, Smetto quando voglio di Sidney Sibilia. Ciao. Poesia, mi confesso con te che sei la mia voce profonda, poesia che ti doni soltanto a chi con occhi di pianto si cerca. O rifammi tu, degno di te, poesia che mi guardi. O le parole prigioniere che battono furiosamente alla porta dell'anima.